Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Parola del Signore. Quando nei Promessi Sposi sale sulla scena del racconto Don Abbondio, da subito Manzoni ci dà modo di capire con chi abbiamo a che fare. Scrive così: «Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto, prima quasi di toccare gli anni della discrezione, di essere in quella società come un vaso di terra cotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva affatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava. Procacciarsi di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte gli era sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Il giovane Abbondio sceglie la via del ministero perché i suoi parenti lo spingono su quella strada e ci si incammina su quel sentiero per evitare discussioni e non per rispondere a una chiamata della vita. E poi sceglie il ministero perché gli conviene. Procacciarsi di che vivere con addirittura qualche agio, circondarsi di colleghi che lo proteggano dalle sberle della vita, mettersi in una classe riverita e forte. Don Abbondio incarna la figura dell'uomo ripiegato su se stesso, sul suo piccolo mondo privato, no? Senza nessuno slancio ideale, assolutamente refrattario a qualunque audacia per il bene di altri, per il bene comune. Ci sono oggi studi che affermano che lo spropositato aumento delle possibilità di connessione con il mondo intero, il diluvio di informazioni che riceviamo, l'esposizione quasi in tempo reale agli accadimenti su scala planetaria, tutto questo diventa insostenibile e quindi tende a farci rinchiudere nel nostro piccolo orticello, a farci ripiegare sull'ombelico. A tutto questo c'è chi, come Don Abbondio, si preoccupa, reagisce preoccupandosi solo della propria tranquillità, coltivare il proprio orticello. E c'è chi, sfiancato dal peso del male del mondo, non vedendo alcuna speranza nel domani, vedendo che il treno della storia umana sta vertiginosamente correndo verso il baratro, decide di scendere dal treno, no? Non sono infrequenti i casi di adolescenti e giovani che motivano così il loro suicidio. Il racconto dell'Evangelista Luca ci conduce sulle tranquille colline di Galilea, in una regione molto marginale dell'impero romano, un contesto rurale dove non accade mai niente di rilevante, dove le stagioni scorrono via senza sussulti, dove è una cosa ordinaria anche che una tredicenne sia promessa come sposa a un uomo, ma
Maria di Nazareth e Giuseppe di Betlemme, con una pressione sociale che spinge in quella direzione. È normale che a 13 anni una ragazza si sposi, un 18-20enne si sposi. Se i parenti di Don Abbondio premono perché il ragazzotto entri in seminario, perché così conviene a tutti, la famiglia di Nazareth accompagna la ragazza Miriam sulla via di Giuseppe. Ma poi avviene qualcosa di inatteso, che fa esplodere lo schema della normalità. Accade una gravidanza inattesa, una gravidanza scandalosa. E l'Evangelista Luca mette in bocca all'angelo questo saluto: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Quando Luca sceglie di mettere in bocca all'angelo Gabriele queste parole, sta facendo l'occhiolino ad alcune pagine dell'Antico Testamento, no? Che avremo sentito leggere o raccontare tante volte. In particolare, il Signore è con te, un'espressione che, come abbiamo detto altre volte, richiama un passo del libro dei Giudici, la vicenda di Gedeone, libro dei Giudici, capitolo 6. Gedeone è un giovane agricoltore che vive in tempi duri. Il popolo di Israele è vessato dai popoli vicini che regolarmente calano per fare razzia delle derrate alimentari quando hanno già fatto la mietitura. Tempi duri. Gedeone appartiene alla famiglia più umile della più piccola delle 12 tribù di Giuda. L'angelo del Signore gli si accosta e lo saluta così: ti saluto, uomo forte e valoroso, il Signore è con te. E Gedeone risponde: il Signore è con me. No, non pare. Il Signore è con noi. Se il Signore è con noi, come mai siamo qui a prendere questa quantità di sberle dai popoli vicini? Come mai quel Signore di cui si racconta che liberò i nostri padri con mano potente, braccio teso, e ci liberò dal faraone, come mai adesso non muove un dito? Come mai siamo alle mercé dei nemici? E l'angelo dice: appunto per questo sono qui a dirti che il Signore è con te, perché il Signore ti dà l'incarico di diventare il condottiero che raduna le schiere di Israele per muovere contro il nemico. La parola del Signore riveste te dell'incarico di diventare colui che rende possibili i tempi nuovi. Rallegrati, tu che sei stata riempita dalla grazia, il Signore è con te. E così l'Evangelista Luca sta dicendo al lettore: il Dio vivente sta incaricando Maria di un compito. Il compito è quello di diventare la madre dell'atteso Messia di Israele, colui che dà inizio a tempi nuovi per Israele e per il mondo intero. L'Evangelista sta raccontando una chiamata da parte del Dio della vita. Una chiamata della vita, una chiamata che la vita rivolge a Maria e che Maria è invitata ad accogliere, sapendo che questo segnerà profondamente la sua vita. Sono quei passaggi dell'esistenza in cui capiamo che qualcuno sta bussando, qualcosa si sta rendendo presente, è possibile imboccare un sentiero nuovo, un sentiero che ha i suoi rischi. Cosa farò? Maria sa che accogliere la responsabilità di diventare madre del Messia attraverso questa gravidanza strana la espone a una serie di conseguenze. Vuol dire assumersi dei rischi insieme alle responsabilità. Il rischio, ad esempio, della calunnia diffusa, delle linguacciute parole del paese, della borgata di Nazareth. Sapete ancora che nel secondo secolo circolava la voce tra i detrattori del cristianesimo, la voce che diceva: ma voi cosa venite a parlare del Messia di Israele? Il vostro Messia è nato da uno stupro. Maria di Nazareth è stata stuprata da un soldato romano, lo sanno tutti, questo ancora circola come voce nel secondo secolo. Maria si espone al rischio della sanzione prevista dalla Torah, di essere lapidata per una gravidanza inconsulta. E quindi
Don Abbondio, dice Manzoni, elabora un suo sistema per stare al mondo, per star tranquillo. Scrive: il suo sistema consisteva principalmente nello scansare tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare. E poi continua dicendo: e quando doveva proprio prendere posizione a favore dell'uno piuttosto che dell'altro, stava sempre dalla parte del più forte, peraltro dicendo al debole: e dai cacchio, però se eri più forte tu stavo dalla tua parte, colpa tua. Un valido sistema per evitare problemi. Nella pagina di Luca Maria è invece la creatura coraggiosa che si assume la responsabilità del rischio, che non si rintana nel tracciato ordinario della vita che le consuetudini hanno già disegnato per lei. A 13 anni ti sposi, punto. La vita la chiama a poter scegliere un orientamento altro. La mette davanti a uno spalancamento di orizzonti sconvolgente. L'angelo che gli dice: guarda, Dio stesso respirerà in te e la vita che in questo modo si accenderà sarà un fuoco che ti trascinerà lontano, lontanissimo. Viene in mente quella pagina dei diari di Etty Hillesum, no? Che a un certo punto, rispetto alla vita in campo di concentramento, dove tutti la pensano allo stesso modo, cioè primo compito anzitutto sopravvivere anche a discapito di altri, l'importante è sopravvivere ad ogni costo, e ti scrive: il cammino all'improvviso si apre su una vista del tutto diversa. Sta dicendo: io che ho incontrato il Dio vivente nel tessuto della mia vita, adesso comincio a vedere le cose in modo diverso. Anche la vita in campo di concentramento comincio a guardarla in modo diverso. Si apre la possibilità di un modo diverso di stare al mondo. Su questa vita la maggioranza della gente ha in testa idee formate su dei cliché, ma nell'intimo ci si deve liberare di tutto, di ogni comprensione preesistente, di ogni slogan, di ogni legame. Si deve avere la forza di lasciare andare tutto, ogni norma, ogni punto d'appoggio convenzionale. Si deve osare il rischio del grande balzo nel cosmo. E allora, la vita è così infinitamente traboccante, perfino nelle sue sofferenze più profonde. Cosa sta dicendo Etty? Sta dicendo che bisogna avere il coraggio di affrontare la vita in modo diverso da quello che viene facile. Viene facile condannare tutti i tedeschi a motivo del nazismo che vessa sull'Europa, viene facile ragionare dicendo prima la mia vita, poi quella di tutti gli altri, viene facile sopravvivere ad ogni costo a scapito di chiunque altro, fare di tutto per non salire su quel treno che portano i capi di sterminio, viene facile, ma quando uno si radica nel rapporto con il Dio vivente, gli si apre un modo nuovo di stare al mondo. Per evitare guai, per nascondersi dal rischio di fronteggiare la prepotenza di Don Rodrigo, Don Abbondio si ritira nella sua pavidità. Lascia Renzo e Lucia in pasto al signorotto locale. E il cardinal Federigo cercherà di scuoterlo dal suo torpore incalzandolo sulla questione fondamentale, no? Gli dirà: bello, ti è mancato il coraggio, non perché non ce l'hai e uno non se lo può dare, queste sono storie, gli dice, perché il coraggio non è che uno ce l'ha naturalmente, non è che i martiri dei tempi antichi sono andati saltellando incontro alla loro morte, gli dice, è che vivendo la paura naturale hanno chiesto il dono del coraggio. Tu l'hai chiesto il dono del coraggio per affrontare sto truzzetto qui di provincia, Don Rodrigo che ti ha fatto tremare i polsi? L'hai chiesto il coraggio? Non l'hai chiesto il coraggio, perché? Perché il coraggio lo chiede chi è innamorato di qualcuno. Il coraggio lo chiedi quando, amando qualcuno, vuoi proteggerlo e sei pronto ad affrontare i rischi conseguenti al fatto che vuoi proteggerlo. Se non hai a cuore Renzo e Lucia,
con la cura del pastore per le sue pecore minacciate, il coraggio di difenderle ti resterà inaccessibile. Perché il coraggio, dice Sant'Agostino da qualche parte, è un amore, sentite che bello, il coraggio è un amore che sopporta facilmente ogni cosa in vista di ciò che si ama. Il coraggio è una forma dell'amore. Se ami qualcuno, hai il coraggio di affrontarne le conseguenze. E quindi Maria, come Etti, ha il coraggio della giovane disposta a rimettere in discussione ogni comprensione preesistente, dice Etti, no? Ogni slogan, ogni legame, ha la forza di lasciare andare tutto per affrontare con determinazione ciò che la vita le pone davanti. A quali passi mi sta chiamando la mia vita? Quale coraggio mi sta chiedendo? Da quale responsabilità mi sto nascondendo? Magari da un po' di tempo, magari rimuovendola, no? Sulla via del coraggio, sulla via dell'amore che sopporta per il bene dell'amato, il Signore ci accompagni.